Quali sono le migliori azioni su cui investire nel 2023? Se anche tu ti stai ponendo questa domanda, stai tranquillo, sei nel posto giusto al momento giusto. Mettiti comodo, io sono Luca e questo è Fratelli in Finanza. Nel video di oggi ci concentreremo sulle azioni quotate a borsa italiana, quelle che fanno parte del FTSE MIB, ossia l'indice di riferimento del nostro mercato, che contiene le 40 azioni a più alta capitalizzazione, e il terzo video che riguarda le azioni più interessanti del momento. I primi due che ho registrato per quanto riguarda il primo trimestre dell'anno ve li lascio qui sotto in descrizione e qui sopra, se volete dargli un occhio troverete conferme importanti. Partiamo subito, aspettate, iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto. Non vi costa nulla, ma per me è fondamentale per incrementare la qualità di questi video e far crescere la nostra community. Come ho scelto le azioni quotate nella borsa italiana per far parte di questo video? Unico è il criterio da me adottato, le performance da inizio anno, e ho scelto le tre migliori azioni. Che troviamo al terzo posto? UniCredit, il secondo gruppo bancario più grande dopo Intesa San Paolo. Da inizio anno ad ora ha registrato un più 56%, una performance da big tech, no, è un istituto bancario, sono cifre che UniCredit non vedeva da decenni. Cerchiamo di snocciolare i dati più importanti. UniCredit viene da una trimestrale da record, quella del primo trimestre, ma la seconda trimestrale dell'anno è stata ancora più importante. Si parla di ricavi pari a 5,97 miliardi di euro, in crescita del più 24,9% rispetto al trimestre dell'anno precedente. Utili pari a 2,12 miliardi, in crescita rispetto alle stime degli analisti che li davano pari a 1,87 miliardi. Capite bene di che cifre stiamo parlando. Il suo CEO Andrea Orcel, da quando ha preso UniCredit nel corso del 2020 ad ora, ha portato la banca a livelli incredibili. Andiamo a guardare il livello dei prezzi di UniCredit: si è passati da 6, 7, 8 euro a non più di un anno e mezzo fa a più di 20 euro. Qualche giorno fa è stato toccato il record 22 euro per azione, una cifra che sembrava inimmaginabile. È doveroso dire che gli istituti bancari, tutte le società finanziarie in questo momento hanno il vento in poppa che gli è dato dagli alti tassi di interesse che le banche centrali stanno adottando per combattere l'inflazione, ma ciò non toglie al lavoro straordinario che Orcel e tutto il gruppo dirigenziale di UniCredit sta facendo per riportare il colosso bancario là dove non era da più di qualche anno. Al secondo posto troviamo Iveco, che ha registrato un più 60% del suo valore in borsa, ma la sua storia nei listini azionari è abbastanza breve, in quanto è stata la prima IPO del 2022. Iveco è uno spin-off del gruppo CNH Industrial, che due natali fa, il 23 dicembre, ha approvato appunto questa separazione tra le attività della società, tra quelle on highway con Iveco, che si occupa della commercializzazione e vendita di prodotti appunto commerciali e veicoli speciali leggeri, medi e pesanti, dalla sua attività off-road, quindi per quanto riguarda i propulsori agricoli e il settore delle costruzioni. È stata molto apprezzata dal mercato questa decisione, in quanto la società madre, chiamiamola così, CNH Industrial, ha raggiunto successivamente i suoi massimi in borsa con circa 17 euro ad azione. Iveco è stata quotata a 11 euro, ma dopo qualche mese è crollata a 6 euro ad azione, e successivamente, dopo un periodo di iniziale difficoltà, ha iniziato la sua risalita. Andando a guardare il prezzo del titolo, quest'anno appunto è cresciuto molto, è passato dai 6 dollari a più di 8 euro ad azione, e si prevede che possa continuare a crescere. Cerchiamo di snocciolare i suoi numeri. Ha battuto nei primi 6 mesi dell'anno le stime degli analisti per quanto riguarda ricavi ed utili anch'ella. I ricavi si sono attestati a 7,56 miliardi di euro, un più 18% rispetto ai primi 6 mesi del 2022. Ed ancora gli utili si sono attestati a 159 milioni di euro contro i 13 dell'anno precedente. C'è una crescita indiscutibile. E la cosa che è ancora più interessante sono
le stime della società per quanto riguarda il secondo semestre dell'anno, ha aumentato le sue stime la società stessa per quanto riguarda i ricavi da un 5 all'8%, quindi tutto fa presagire che in borsa questo rally possa continuare. Al primo posto troviamo Leonardo SPA, che da inizio anno ha fatto registrare nei listini azionari un più 100%. Iniziamo la nostra analisi osservando l'andamento del prezzo del titolo. Nel 2020, nell'estate del 2020, quotava 4 euro ad azione. Lentamente ha iniziato una crescita e nell'estate del 2022 è arrivato a toccare 6,5 euro ad azione, ma qualcosa poi è successo, il titolo ha iniziato a crescere ancora più pesantemente ed oggi quota poco sotto ai 14 euro ad azione. Secondo molti analisti la società risulta essere sottoprezzata, nonostante sia ai massimi, può raggiungere ancora prezzi più elevati. Secondo tanti appunto è sottoperformante del 50%, ossia può crescere ancora di una buona metà. Ma quali sono i risultati finanziari da giustificare dall'iperformance? Nel corso del secondo trimestre del 2023, che è stato un trimestre da record, un trimestre molto importante, che rispecchia l'onda del primo, la società ha avuto ricavi pari a 3,8 miliardi contro i 3,3 dell'anno precedente. Nel luglio, fine luglio, la società ha firmato con la filiale inglese e la filiale americana un accordo, un memorandum con Sierra Nevada Corporation, appunto una società americana, per quanto riguarda la difesa in alcuni mercati internazionali, quindi saranno unite, affronteranno insieme le sfide in quei mercati. Ancora, sempre in quel periodo, i primi d'agosto, la società inglese ha firmato un accordo col governo britannico, un accordo da 134 milioni di euro, un accordo che prevede la fase avanzata di un progetto che Leonardo appunto aveva iniziato con il governo britannico. Ed ancora, qualche giorno fa, è notizia fresca, freschissima, l'Unione Europea ha approvato 52 milioni di euro di aiuti a Leonardo per quanto riguarda un nuovo modello gestionale, per quanto riguarda un nuovo modello appunto di logistica, di gestione delle attività aerospaziali, e Leonardo sarà in prima pista, Leonardo sarà la prima in Europa a specializzarsi, a fare questa ricerca e sviluppo per quanto riguarda appunto la digitalizzazione dell'intero processo, la gestione appunto di tutta la sua attività fatta al 100% in materia digitale. Dove può arrivare Leonardo? E chi lo sa? Siamo quasi giunti alla conclusione di questo video. Che cosa ne penso di queste tre aziende? Vi dico ciò che ne pensavo e ciò che ne penso. Chi ha visto i miei video lo sa, Leonardo ed UniCredit le ho spinte fortemente, le apprezzo come società, sono davvero interessanti e i risultati finanziari che hanno riportato sin dall'inizio di quest'anno sono straordinari. Per quanto riguarda UniCredit ha il vento in poppa, tutti sappiamo che il settore bancario sta andando molto bene per via dei tassi di interesse, il margine di intermediazione che le banche stanno facendo è davvero elevato. Per quanto riguarda Leonardo, la società ha delle commesse importanti e continua a crescere sempre di più, quindi queste due società sono molto molto da tenere sott'occhio perché possono crescere ancora di più. Voi che ne pensate ragazzi? Le avete già in portafoglio? Scrivetemelo qui sotto nei commenti e lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima analisi, ciao ragazzi!